Salve a tutti ragazzi, terza settimana di Trickster Week, quella che si rivelerà essere la più complicata di tutte in assoluto, perché oggi parliamo dello Sky Father secondo alcune correnti dell'induismo, sottolineo alcune. Molti di voi infatti nei commenti mi hanno detto: ma perché parli di Shiva quando in realtà il capo è Brahma? Perché non parli di Brahma? No, il capo del pantheon induista così come è adesso più o meno dovrebbe essere Brahman. Brahman è una divinità onnipotente che non ha una vera e propria manifestazione fisica, se non principalmente nelle sue tre manifestazioni nella Trimurti, per l'appunto in Brahma, non con la N finale, Vishnu e per l'appunto Shiva. Fatta questa introduzione e chiarita questa faccenda, bando alle ciance e sigla! Innanzitutto dobbiamo vedere com'è nata la figura di Shiva come capo, diciamo così, per alcune sette induiste dell'intero pantheon. La figura di Shiva infatti è vedica, cioè viene dopo la scrittura e l'avvento dei Veda, che sono testi sacri. Prima di Shiva ci sono altre divinità che hanno pesantemente influenzato e che sono poi confluite nella figura stessa di Shiva. Per farvi un esempio banalissimo, Indra, signore dei fulmini, della dottrina prevedica, in realtà ispira tantissimi tratti che poi sfoceranno per l'appunto nello Shiva che conosciamo oggi. Ma principalmente ci sono due divinità, barra tre in realtà, ma comunque, che ispirano e che hanno letteralmente creato la figura di Shiva come la conosciamo oggi. La prima divinità che ha originato, diciamo così, Shiva è la divinità pre-aria nota come Pasupati. Per farla brevissima, Pasupati è un dio dell'abbondanza, della fertilità e dell'allevamento. È rappresentato come uno yogi in posa, cioè a gambe incrociate, meditabondo, il pene eretto, ci torneremo, e una testa che dovrebbe ricordare quella di un toro, di un bue, insomma un animale da allevamento. Le caratteristiche della divinità, della fertilità e dell'abbondanza con quelle dell'allevamento si uniranno poi in Shiva con le caratteristiche più terrificanti nel vero senso del termine di un altro dio che è sfociato e che ha influenzato tantissimo Shiva nel suo ruolo principale. Stiamo parlando di Rudra. Rudra è un proto-distruttore, è una divinità, un essere divino non proprio simpaticissimo, difatti non veniva adorato, le offerte che gli si facevano erano quelle di scarto, quelle che avanzavano e che cadevano dagli altari delle altre divinità, addette principalmente a distruggere la vita degli uomini, della terra, degli esseri umani, non inteso in senso cosmico ma molto immanente, da lui colpevole delle tempeste di fulmini, degli incendi che distruggevano una casa, uccidevano le persone, capi di allevamento, eccetera eccetera. Concludendo con Rudra, era spesso descritto con come compagno un toro che rappresentava la fertilità, l'abbondanza e la pioggia, il suo aspetto più benevolo, e viene ricordato in alcuni testi sacri appunto come elargitore di doni, però dal caratterino piuttosto vivace, diciamo così, pronto a uccidere chiunque col suo arco e con le sue frecce. Oltre Rudra, un altro piccolo accenno dobbiamo farlo al dio del fuoco Agni, che ha poi influenzato il dominio, diciamo così, sul fuoco di Shiva, che effettivamente è noto per adoperare il fuoco nel suo ruolo e scatenarlo dal suo terzo occhio, ma ci torneremo. Mettiamo insieme queste tre divinità e non mi prolungherò ancora oltre la descrizione di queste tre figure perché magari ci tornerò in futuro, e otteniamo Shiva. La teoria ufficiale, che poi ho già riportato nel mito delle origini, ci riporta come Shiva in realtà sia per l'appunto diretta emanazione di Brahman, che all'inizio l'è creato, si manifestò in queste tre figure diverse, quella della Trimurti. Shiva è un personaggio importantissimo, il dio principale per buona parte degli induisti. E perché viene posto in cima rispetto agli altre due divinità della Trimurti? Le spiegazioni sono molto complesse, dovute a ragioni geopolitiche, sociali, antropologiche,
che qui non citerò perché non le so tutte, non sono in grado di spiegarle tutte. Se voi lo sapete bene, mi fa tantissimo piacere, però non mi accusate di averle ignorate, perché non penso siano proprio attinenti a questo video. C'è però un mito da parte del culto shivaista, per l'appunto, che ci spiega come Shiva si sia conquistato in pratica la sua carica di superiore rispetto a Vishnu e Brahma, gli altri due dei della Trimurti indiana, ingannandoli. Praticamente un bel giorno, mentre Vishnu e Brahma stavano facendo i fatti loro, comparve davanti a loro una gigantesca colonna di fuoco e una voce misteriosa gli disse: ok, vince il ruolo di re delle divinità chi trova la fine di questa colonna. Vishnu si trasformò in un cinghiale e si incominciò a scavare sottoterra. Brahma invece cominciò a volare attorno alla colonna sotto forma di aquila. Peccato che questa colonna non aveva fine, perché Shiva l'aveva creata per essere senza fine e aveva gabbato tanto Vishnu quanto Brahma, che tuttavia, pur essendo il maggiore, diciamo, dei tre, almeno a livello ontologico, mentì a Shiva dicendo che lui invece aveva visto il confine ultimo di questa colonna di fuoco, e Shiva lo maledisse in modo che lui non avesse più nessun fedele, nessun suddito, nessun mortale che pregava per lui. Ed in effetti Brahma attualmente non ha praticamente culto. Essendo la descrizione fisica di Shiva molto molto allegorica, metaforica, devo per forza, prima di introdurre il suo aspetto fisico, parlare dei suoi ruoli. E prima di tutti, prima di ogni cosa, Shiva è Lara, è il distruttore della Trimurti. Solo che dobbiamo stare attenti, perché essere il distruttore non significa che Shiva era un dio malvagio. Semplicemente nel corso naturale delle cose che vi ho spiegato nel video delle origini di questo mito, di questa religione, Shiva è la divinità che presiede alla tendenza disgregante, la distruzione, l'entropia che c'è nell'universo. È Shiva che, una volta giunto il termine ultimo di un universo, lo spazza via, raccoglie le sue ceneri e restituisce la sua energia raccolta al Brahman, cioè l'essere universale che l'ha creato. In alcune altre varianti invece Shiva però è egli stesso creatore e distruttore contemporaneamente. Vi ho già raccontato di come Shiva possa essere immerso in un enorme oceano e le sue bolle producano universi infiniti. Spesso e volentieri però Shiva ci viene descritto come una divinità distruttrice nel vero senso della parola, senza senso metaforico, ontologico, universale, riprendendo i caratteri di quello che fu Rudra. Se tu fai incazzare Shiva, Shiva apre il suo terzo occhio e scatena una pioggia di fuoco ardente che ti distrugge a livello molecolare. Tra l'altro Shiva rappresenta perfettamente una divinità del fuoco, per il semplice fatto che il fuoco può tanto dare l'energia della creazione quanto distruggere tutto senza pensarci due volte. Proprio perché gli indiani nella loro religione sono molto 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 più accorti, penso, di noi cristiani, perché per noi distruzione è semplicemente male e creazione è semplicemente bene, sanno benissimo che Shiva non va odiato per il suo ruolo di distruzione, che è un ruolo naturale. Ma il fatto che Shiva sia anche prepotente elargitore di doni per il genere umano e per i suoi fedeli, anche per gli amici, in realtà aiuta un po' tutti quelli che non lo fanno incavolare, perlomeno gli è valsa il nome di benevolo. Il suo stesso nome Shiva in realtà significa per l'appunto benevolo. Ben inteso in questo senso, abbiamo visto Shiva sempre nel suo ruolo in movimento, ma Shiva rappresenta anche in un certo senso uno stato di immobilità, il non agire, che sconfigge la brutalità, la violenza e anche l'ignoranza. Proprio per questo, proprio per il fatto che Shiva può stare fermo, immobile, e ha raggiunto di per sé un ruolo enormemente elevato nell'elevazione dello spirito, Shiva viene anche definito il maestro della meditazione, lo yogin perfetto. Shiva infatti viene definito Yogisvara, il più grande fra gli yogi, gli asceti, è il patrono di tutti quanti quegli asceti, meditatori, monaci, coloro che comunque intraprendono un cammino per migliorare almeno psicologicamente
psichicamente, mentalmente, raggiungere l'illuminazione o stati di consapevolezza mentale più elevati, e quindi concede loro quelle caratteristiche che gli permetteranno poi di resistere agli stimoli esterni più passionali per raggiungere quello che Shiva in realtà ha già raggiunto, un livello mentale per cui per l'appunto la mente supera di gran lunga il dominio della materia. Una storiella molto interessante è quella che vede Shiva raggiungere momentaneamente uno stato di meditazione perfetta quando arriva il dio dell'amore apposito lì, che cerca di importunarlo con una delle sue frecce, e Shiva, infastidito, lo schiaccia. Parvati, che è la sua compagna, incomincia a rimproverarlo, dice che è un peccato che ha fatto questa roba, e allora Shiva ricrea il dio dell'amore. E secondo alcuni questa è la metafora per cui anche gli asciti in realtà hanno il permesso delle volte di cedere alle passioni, e quindi trovarsi una moglie, fare all'amore. Poi ci torneremo sul fatto che Shiva benedice particolarmente l'atto sessuale. Per rimanere comunque in tema di immobilità prima di passare al sesso sfrenato, bisogna ricordare che Shiva è anche il signore dei sogni, o meglio, è il signore del sonno senza sogni. Io ve la faccio breve questa spiegazione perché non ci interessa tantissimo. Il sonno senza sogni è importante perché la vita dell'uomo viene divisa in alcuna dottrina indiana in un momento in cui manipoliamo cose reali nella veglia e il momento, appunto, il sogno, in cui manipoliamo oggetti mentali. Il sonno senza sogni è la formazione di una mente perfetta in cui l'uomo non ha bisogno né di manipolare oggetti reali né di manipolare gli oggetti onirici e mentali, quindi raggiunge uno stato molto simile a quello che vive l'originale entità Brahman. Arriviamo a un punto nevralgico del culto di Shiva, la sua identificazione con il Linga. Shiva Linga è appunto la manifestazione di Shiva come un gigantesco pene. In realtà la faccenda è molto più complicata di quello che potrebbe sembrare detta così. In effetti il Linga è ben più di una semplice manifestazione dell'organo genitale maschile. Il suo compito principale che può venire in mente è quello di produrre il seme della vita, per l'appunto lo sperma. Ma Shiva stesso ci dice nelle scritture, almeno chi ha scritto le scritture ci dice che l'ha detto Shiva sta roba, quindi lasciamo perdere, che la procreazione di fatti è l'ultimo dei poteri legati alla forma fallica. Infatti Shiva sembra dare un certo peso al provare il piacere sessuale. Ci viene riferito dagli scritti vedici che Shiva sostiene come la vera espansione della mente, il vero raggiungimento della completezza del sé, avvenga anche dopo aver provato l'amplesso sessuale e il piacere che da esso deriva. Un esempio fondamentale è il fatto che Shiva, con la sua Parvati, in realtà fa l'amore giusto per farlo, per il semplice gusto di farlo. I figli, che sono una marea e cambiano di nome qua e là, quindi nascono in maniere strane, un casino immane, ci arriveremo poi parlando delle singole divinità figli di Shiva, nascono per l'appunto da prodotti creativi, processi creativi diversi dall'amplesso sessuale. Un'altra funzione particolarmente importante di Shiva è quella di Nataraya, ovvero signore delle danze. Davvero, sì, signore delle danze. La storia ci racconta come in realtà alcuni monaci malvagi che non adoravano Shiva volevano fiaccarlo e ucciderlo intonando dei canti con come testo appunto delle maledizioni, degli incantesimi negativi che avrebbero dovuto uccidere Shiva. Shiva di tutta risposta, per tramutare quell'energia negativa in energia positiva, incominciò a danzare follemente per trasformare questa musica mortale in musica su cui ballare, letteralmente. Allora questi sacerdoti inviarono una creatura malvagia, mostruosa, dicono un nano, che doveva infastidire Shiva rompendo il ritmo dell'imperatore in pratica, però il nano purtroppo non seppe fare niente, anzi finì pestato sotto il piede di Shiva. In realtà questa storia è tremendamente simbolica, perché il nano che Shiva schiaccia è Apasmara, che è la personificazione dell'ignoranza,
Quindi facendo ciò Shiva libera il mondo dall'ignoranza, uccidendola fisicamente e metaforicamente. Poi i gesti che fa durante il ballo in realtà hanno tutta una valenza di costruzione e di distruzione insite nella figura di Shiva. Per esempio, Shiva nella danza tende uno delle sue quattro braccia in una posizione simile a quello della proboscide in un elefante, che sta a significare, simboleggiare la sua forza superiore. In un'altra mano invece regge un tamburo che dovrebbe stare a simboleggiare la creazione, o meglio il suono della creazione in atto, oltre ad avere varie figure di unione fra sesso maschile e sesso femminile. Un'altra mano invece è aperta e tesa in modo da dire quasi al fedele di non aver paura perché Shiva è con lui a proteggerlo. Inoltre Shiva poggia i piedi, tutto ben vestito, con vesti attillate, gioielli regali che ne rappresentano la superiorità, sopra un enorme fiore di loto da cui scaturisce un arco fiammeggiante che è il simbolo di creazione e distruzione di Shiva, e su questo fiore di loto c'è impresso il simbolo Om, che è la vibrazione universale che pervade il cosmo e che viene usato come mantra durante la meditazione. Mio Dio, che casino! Ultimo attributo fondamentale di Shiva e poi la finisco, passiamo alla descrizione fisica e chiudiamo il video perché è venuto troppo lungo, ne sono sicuro, è quella conosciuta come Shiva Sakti, che è l'unione letterale fra Shiva e Sakti, la sua compagna, che viene però spesso e volentieri chiamata Parvati. Quindi sono marito e moglie fusi insieme, rappresentano, come dicono metaforicamente negli scritti indiani, il fuoco e la capacità di bruciare. Shiva è la coscienza assoluta, ma fine a se stessa. La sua moglie, la sua compagna Parvati, rappresenta invece la coscienza e la conoscenza attiva, cioè nel mettere in pratica ciò che si sa con la conoscenza assoluta. Sono una coppia complementare. C'è un mito che riguarda questa coppia per cui un adoratore di Shiva compiva tutti i sacrifici che Shiva aveva insegnato, però indirizzandoli solo a Shiva e non alla sua compagna, tanto che Parvati, incazzatissima, uccise il tizio, povero adoratore, che però fu resuscitato da Shiva. E al contempo Shiva si fuse fisicamente con sua moglie, diventando un ibrido uomo-donna, affinché tutte le preghiere che venivano fatte in suo favore andassero anche a sua moglie Parvati. E ora finalmente possiamo passare per ultimo alla descrizione fisica. E perché per ultima? Perché ogni fottuto coso presente sul corpo di Shiva fa riferimento a una sua abilità, a una sua capacità, a un suo compito, eccetera eccetera. Quindi non potevo descrivere fisicamente Shiva senza descrivervi prima tutto quello che ho detto in questi ultimi 30 minuti. Passiamo subito quindi a descrivere com'è il corpo di Shiva. E innanzitutto la sua pelle ci viene riferito essere bianca, molto più chiara perlomeno di quella di Vishnu, che è ambrata. Dovrebbe stare a significare o il fatto che Shiva è il tutto, quindi il bianco assorbe tutti i colori e rappresenta il tutto dei colori, così come Shiva rappresenta il tutto dell'universo, o anche il fatto che Shiva cosparge il suo corpo delle ceneri che raccoglie dagli universi che ha distrutto eoni e eoni addietro. I capelli di Shiva sono lunghi, neri e disordinati, raccolti alla bene e meglio in una crocchia. Dovrebbero stare a significare, a rappresentare il dio del vento Vayu. Inoltre sulla testa di Shiva, che comunque è un bel ragazzotto, bello muscoloso, bello impostato, c'è un terzo occhio. Dietro al terzo occhio c'è una storia molto interessante, perché a quanto pare la dea Parvati un giorno, per scherzare, fece cucù al suo fidanzato, marito, quello che diavolo è, coprendogli gli occhi, arrivandogli alle spalle, e coprendo gli occhi a Shiva, Parvati tolse la luce dal mondo. Quindi Shiva fu praticamente costretto ad aprirsi un terzo occhio per riportare la luce nel mondo. Sta a rappresentare anche l'enorme potere mentale di Shiva come yogi imperfetto. Però è anche un modo che lui utilizza per distruggere le cose. Infatti pare che da questo terzo occhio scaturisca un fuoco inestinguibile che, appena scoccato, distrugge tutto quello che il dio vuole. Ma è anche l'occhio con cui ha distrutto le 5 teste di Brahman, che poi è strano perché in realtà il numero 5 è sacro a Shiva.
Shiva. E anche Shiva viene spesso rappresentato con 5 teste, perché rappresentano ognuno i 5 elementi fondamentali: etere, fuoco, acqua, terra, aria. Shiva poi ha 4 braccia, in una delle quali è sempre presente la sua arma più caratteristica, il Trishula, il suo tridente, di cui parleremo per ovvie ragioni di tempo sabato. Il corpo di Shiva poi solitamente presenta dei serpenti a mo' di collana o collane dalle forme di serpenti, a seconda delle varie versioni, che adornano il corpo del dio. Il serpente dovrebbe rappresentare la forza latente all'interno del corpo umano. Poi Shiva viene rappresentato con il Gange che gli scorre dalla testa. Perché c'è un racconto per cui il dio all'inizio del mondo abbia arginato, dando una capocciata al terreno e facendo da diga, il corso del Gange che minacciava di spazzare le terre emerse. Quindi per questo motivo il Gange continua a scorrere dalla testa di Shiva. Per concludere, poi, Shiva è vestito con delle pelli di animale, special modo di tigre, per rappresentare la sua incredibile forza, ma anche il dominio sugli istinti animali, quindi la vittoria del dio ragione sull'istinto animalesco. Sulla testa ha una spilla a forma di luna crescente che sta a indicare il trascorrere del tempo, ma anche l'offerta sacrificale, il liquido sacro, Soma e il suo potere nascosto. E infine, vi ripeto, Shiva ha in mano anche il tamburo su cui c'è scritto il termine Om, che rappresenta il suono stesso della creazione, ma anche l'invenzione del linguaggio. Shiva poi viene sempre rappresentato con il suo animale compagno barra cavalcatura. Se Garuda è l'animale compagno di Vishnu, Nandi è il toro bianco compagno di Shiva, un simbolo di forza, protezione e fertilità che accompagna il dio ovunque, anche nei suoi templi, tanto che alla lunga Nandi è dato un dio a sé stante, adorato dagli indiani in maniera anche separata da Shiva. E la cosa votiva che si fa di solito è andare nei templi a toccare le balle alle statue del toro Nandi, perché porta fortuna. Insomma, Wall Street è induista. Della moglie ve l'ho già detto, è Parvati, la sua compagna abituale, anche se poi ha diversi altri nomi. Di figli ne parleremo poi, perché altrimenti non usciamo più. Per esempio, però, immaginatevi che Ganesh, il dio della testa dell'elefante, è suo figlio, in effetti, e ne parleremo sabato. Dei suoi avatar, invece, non sappiamo praticamente nulla. Alcune figure eroiche della religione induista ci viene detto essere per metà incarnazioni di Shiva, che hanno una sua benedizione, ma al contrario di Vishnu, che si manifesta nel mondo fisico spesso e volentieri attraverso incarnazioni varie ed eventuali, Shiva in realtà rimane fedele a se stesso. Per concludere, la dimora di Vishnu sono le foreste, le grotte e comunque la natura in generale, e Vishnu non va mai vestito, per la maggior parte del tempo è nudo, e la sua nudità, il suo nudismo è un contatto al 100% con la natura, quindi Vishnu è anche un dio nudista. Io la chiudo qui, c'è da dire un'altra marea di robe su Shiva, non ce la faccio più, sto video è stato stancante all'ennesima potenza, non ve lo potete immaginare, non so quando dovrò montarlo questo video, come devo fare, perché davvero estenuante. Comunque la chiudo qui, faccio un po' di cultura popolare, ci sono vari cartoni, film indiani che si chiamano Shiva, non ci interessa. Shiva è anche un nome di un personaggio della Marvel, un androide che serve per andare a uccidere tutti quanti i sopravvissuti del progetto Arma X. Lady Shiva invece è un assassino nel mondo DC ed è anche la mamma di una Batgirl, Cassandra Cain. Per finire poi nel mondo dei videogiochi, Shiva è un personaggio di Mortal Kombat che a un certo punto viene eletto come distruttore e si ispira palesemente al dio perché ha 4 braccia, e Shiva poi è una famosissima evocazione di Final Fantasy. Ma è femmina, ma fotte sega, perché Shiva può essere tanto maschio tanto femmina, e il dio supremo, fatevene una ragione. Detto questo, io per davvero la chiudo qui, spero che questo mega video, quanto sia venuto lungo, ve lo becchiate, vi sia piaciuto, scusate lo sfogo, però davvero è 1:20 che sto registrando, per davvero, grazie a tutti quanti i commenti, piace, condivisione, questo, tutti quanti gli altri video, ci vediamo sabato con le mitologiche, ciao!